Bentornati, ben ritrovati come sempre, benvenuti. Siamo al secondo incontro sul Vangelo di Luca, Vangelo bellissimo di San Luca. Ecco, dove dobbiamo andare adesso anzitutto a rivedere insieme la struttura prima di introdurci all'argomento odierno. Come accennavo già la volta scorsa, sarà quello dei Vangeli dell'infanzia. Spettacolare, perché Luca ha veramente fatto un capolavoro, ci aiuterà anche un pochino a entrare nello spirito dell'Avvento e del Natale. Questi sono tutti quanti i Vangeli che sentiremo dal 16 dicembre in poi e per tutto il tempo di Natale. Quindi sapete che senza San Luca non avremmo saputo quasi niente dei Vangeli dell'infanzia visti secondo la Madonna, così come invece ricorderete, no, qui non l'abbiamo fatto, quindi non lo potete ricordare, perché Matteo non l'abbiamo fatto ancora insieme. Ecco, grazie a Matteo che sappiamo qualche cosa della storia di San Giuseppe, anche se dai Vangeli non ci abbiamo manco una parola di San Giuseppe, manco ciao. Non sappiamo cosa abbia detto sul pianeta Terra, purtroppo, San Giuseppe. Invece, come vedremo, sulla Madonna sappiamo qualcosa. Allora, per riprendere un po', si vede bene anche così, no? Senza che metto la presentazione. Oggi vedremo la prima sezione, il prologo l'abbiamo visto la volta scorsa, no? Quindi il programma del Vangelo secondo Luca. Oggi vedremo i racconti delle origini, cioè i racconti dell'infanzia, le tre annunciazioni, perché tutti quanti voi sapete, quando si dà un'annunciazione, uno più o meno, a meno che non va a fare qualche brutta figura in giro per qualche quiz, l'annunciazione più o meno uno lo sa che cos'è, ma ce ne stanno tre di annunciazioni nel Vangelo di Luca, perché c'è un parallelo all'annunciazione della Madonna, che è un parallelo su tutti i punti di vista, un parallelo anche perché il destinatario fa una pessima figura, l'opposto della Madonna, ecco. Ed era uno in teoria molto più quotato rispetto alla Madonna, perché la Madonna era apparentemente una povera donna di Galilea, di un paese sconosciuto, molto più sconosciuto che Sermoneta, che almeno è blasonato per la storia, capito? Ma proprio Nazareth, proprio quando dicevano Gesù di Nazareth, Nazareth, qualcuno non sapeva neanche dove stava Nazareth, no? E invece l'altra annunciazione ha come destinatario un sacerdote che sta dentro il tempio facendo gesti importantissimi in Giudea, a Gerusalemme, capito? Quindi, ecco, è proprio questo, ricordiamo sempre che è proprio, non è soltanto uno schema del Vangelo di Luca, questo è proprio così, il Padre Eterno va sempre così, quelli che agli occhi del mondo sono grandi, anzi a lui non contano niente, quelli che sembrano le ultime mezze cartucce sono da lui super esaltati, lo sentiremo dire dalla Madonna nel Magnificat. Tra l'altro a queste tre annunciazioni corrisponderanno poi tre cantici di lode, il Benedictus di Zaccaria, il Magnificat della Madonna, la Chiesa. Chi fa la liturgia delle ore o chi l'ha fatto qualche volta sa che ogni mattina c'è il Benedictus, la sera c'è il Magnificat e poi più avanti, forse riusciremo a darci un'occhiata al volo, c'è anche la presentazione di Gesù al Tempio, dove c'è Simeone che dice il Nunc Dimittis, che si dice durante la compieta, che è il canto del Vangelo, che è il cantico di Simeone. Ecco, tre annunciazioni, quindi Benedictus, Magnificat e poi c'è anche il canto di lode della terza annunciazione, perché la terza annunciazione, che non ci pensa quasi nessuno, qual è? È l'annuncio di Natale, ed è di nuovo fatta dagli angeli, la prima due l'ha fatta San Gabriele, la terza l'hanno fatta angeli anonimi, l'annuncio ai pastori, oggi è nato il Cristo, e anche qui c'è un cantico, non è nel Benedictus, è nel Magnificat, cantico adesso oggetto di gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, agli uomini che Dio ama. Adesso sapete che c'è il pandemonio, post c'è, insomma, eccetera. Ma poi andremo a vedere il testo greco, così, ecco, diradiamo un pochino di, ecco. E poi c'è la vita nascosta di Gesù, dopo questi tre eventi, e c'è appunto l'episodio della presentazione, che non leggeremo tutto quanto perché è molto lungo. Poi c'è l'episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel Tempio e poi c'è una brevissima descrizione della vita nascosta di Gesù a Nazareth, compendiata con poche parole ma molto significative. Brava Barbara, vedi che da buona direttrice del coro c'ha buona memoria. Stava loro sottomesso, quindi ci
C'è stato qualche santo che c'è stato le giornate intere a meditare, perché noi, cioè, ci renderemo conto solo dall'altra parte. Noi purtroppo nessuno di noi si può rendere conto di cosa significa essere Dio, insomma, no? Cioè, forse un po' la fantasia, Dio che sta sottomesso a due creature umane, per quanto, per carità, insomma, tanto di cappello, insomma, la Madonna è la regina pure degli angeli, quindi è seconda solo al Padre Eterno. Però San Giuseppe è il primo tra gli uomini, e però c'è davanti tutti gli angeli, insomma, no? Quindi è un grandissimo uomo, più santo dei santi, però insomma, comunque sia che Dio sia sottomesso a gente della razza umana, quindi quanto santissimi tutti e due, santissimissima la Madonna, santissimo San Giuseppe, è cosa che deve, insomma, farci molto pensare. Ecco, va bene, andiamo a vedere rapidamente le annunciazioni, perché quelle più importanti dobbiamo dargli prima un'occhiata e dargli una lettura e poi un breve commento. Io sono talmente belli, io farò semplicemente qualche sottolineatura, perché i testi sono già abbastanza chiari, no? Vedete bene, spero, ho preso un formato di Bibbia allargabile, vedete bene, forte e chiaro, no? Ecco, così possiamo seguire. Non ci sono tante slides, perché qui stasera dobbiamo fondamentalmente leggere e commentare, perché qui i testi sono abbastanza eloquenti. Al tempo di Erode, re della Giudea, quindi Luca sta sempre attento, lo vedremo anche, a puntualizzare, dice faccio un racconto preciso e dettagliato, quindi è un racconto storico, tra l'altro, d'accordo? Ecco, San Pietro poi dirà, noi non siamo andati dietro a favole inventate, questi sono eventi storici. Poi che tu ci credi che Gesù è il figlio di Dio oppure no è un altro discorso, ma che queste cose sono avvenute, d'accordo, noi abbiamo anche le testimonianze delle fonti pagane, Tacito, Suetonio, quindi non c'è dubbio, ok? Quindi, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Vi faccio una domanda: vi fa pensare a qualcuno, qualche personaggio famoso, avanti negli anni e senza figli? Abramo. Barbara vi sta massacrando già tutti. Abramo, avanti negli anni, sterile. Voi sapete che per gli ebrei essere sterile era tu sei maledetto, d'accordo? Perché la vocazione unica nell'Antico Testamento, dove non c'erano ancora, perché pure Zaccaria era sacerdote ma era sposato, non esiste che tu non c'hai figli, d'accordo? Quindi non c'era ancora la verginità, è comparsa prima con la Madonna, l'abbiamo festeggiata il 21 di novembre, e poi con Gesù che non si è sposato, ma era una cosa assolutamente nuova, atipica, non comune. Quindi Elisabetta è una pora disgraziata, cioè una che si sente, capite? Già a quei tempi già essere donna era un problema, figurate donna sterile, cioè eri proprio additata al pubblico ludibrio, non sei buona manca a fan figlio, come se fosse colpa, poveraccia, una donna già che è sterile già soffre tanto, come se fosse colpa sua che è un po' fan figlio, no? Ecco. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore attenti nel turno della sua classe, forse è meglio fare una lettura che nel turno della sua classe. Sapete alcuni esegeti che cosa hanno fatto? Si sono fatti un po' dei conti. Perché Zaccaria ci dice della classe di Abia. Volevo sapere che i turni di servizio al Tempio di Gerusalemme, ci sono gli elenchi, ci sono pervenuti. Perché gli ebrei sono terribili su queste cose qua. Sono come gli archivi parrocchiali storici. Che hanno fatto alcuni esegeti? Sono andati a scartabellare e sono andati a vedere sto turno della classe di Abia. Poi che hanno fatto? Hanno fatto un pochino dei conti. Perché? Perché come vedremo, questo evento succede 6 mesi prima dell'annunciazione. Vedremo che poi Maria rimase con loro circa 3 mesi dopo l'annunciazione e poi tornò a casa sua. Quindi vuol dire 6 mesi prima dell'annunciazione. Che hanno fatto? Non è a fare i conti. Quindi quanta differenza c'era tra Gesù e San Giovanni Battista? La prima annunciazione e la seconda stavano 6 mesi di distanza, quindi ci stanno
6 più 6, quando è nato Gesù? 15 mesi dopo il turno di Zaccaria. Giusto? La matematica non è un'opinione, no? E che mese era? Era il mese di dicembre. Non è detto che il 25 dicembre sia proprio la data precisa, anche perché gli ebrei, allora, il 25 del mese di dicembre, che è il mese di Nisan, c'era una festa importantissima, dato che stiamo nel Natale, forse qualcuno di queste cose mi dirò anche il nome di Natale, che era la festa della dedicazione del Tempio, detta anche la festa dell'Enceni o la festa delle luci. È il giorno in cui gli ebrei accendono eccezionalmente, voi sapete il candelabro ebraico, quello che sta sul sull'arco di Tito a Roma, che si sono fregati quando hanno distrutto Gerusalemme, è il candelabro a sette braccia, no? Perché sette sono i giorni della creazione. Ma c'è sta un candelabro particolare che si trova in Terra Santa, che ce n'ha nove di braccia. Dicevo, com'è sto coso? Ecco, quello si accende soltanto il 25 di, non Nisan, scusate, il mese di dicembre si chiama Casleu, se no qualcuno mi sente, il 25 di Casleu, si chiama la festa delle luci. Che cosa festeggia? Festeggia la ridedicazione del Tempio di Gerusalemme profanato. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme, l'ultimo grande sfregio che subì, è stato distrutto la prima volta nel 586 da avanti Cristo da Nabucodonosor e gli israeliti deportati, come Geremia aveva profetizzato. Poi è stato ricostruito sotto Esdra e Neemia intorno al 520 avanti Cristo, nato avanti. Poi dopo i babilonesi, vi ricorderete pure la storia, sono venuti i persiani, infatti poi è stato re Ciro che ha fatto tornare dall'esilio gli israeliti in Terra Santa. Dopo i persiani, chi è stato il padrone di tutta la terra? Famoso Alessandro Magno. Oh, sapete chi ha fatto il precettore Alessandro Magno? Morto nel 323 avanti Cristo? Il precettore di Alessandro Magno, forse lo sa Alessandro chi è. Aia, qui abbiamo la scienza. Aristotele, il filosofo, il grande Aristotele. Ma Alessandro Magno fece un impero, se hanno contato i chilometri che si è fatto col suo bel cavallo bianco, il nome Bucefalo, famosissimo, è arrivato quasi al Giappone Alessandro Magno, cioè si è fatta una scalata e l'impero ellenistico ha dominato, incontrastato fino a quando non ha trovato i romani, gli hanno dato una suonata, d'accordo? O sotto Antioco Epifane, quindi siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il Tempio di Gerusalemme è stato profanato, non distrutto, ma profanato, entrati dentro, hanno saccheggiato tutto quanto, sono portati via, hanno fatto un altro marasma. I Maccabei, prima Mattatia e poi Giuda Maccabeo, hanno fatto la rivolta armata, si sono rimpossessati del Tempio e l'hanno poi pulito e riconsacrato. Quando? Il 25 di Chiesa, l'ultima festa del calendario ebraico. Quella notte tutte le luci brillano, capite? Solo che non è detto che il 25 di Casleu sia il 25 dicembre, perché i mesi degli ebrei non sono come i nostri, perché non c'hanno 30-31 e di 28 ce n'è uno, ma loro vanno con le fasi lunari, ogni mese c'ha 28 giorni, quindi capite, a seconda di come circolano le fasi lunari, cioè tu c'è un'oscillazione di tempo che può arrivare anche a 10 giorni prima. Quindi Gesù dovrebbe essere nato tra il 15 e il 25, massimo 26 dicembre. Comunque sia il mese dicembre, perché hanno fatto i conti con i turni della classe di Abia. Quindi non è una favola. Probabilmente la Chiesa poi l'ha fissato il 25 di dicembre, perché il 25 di dicembre, proprio preciso, voi sapete che era la festa del sole invitto, la festa pagana, da cui viene anche l'albero di Natale, che poi è stato cristianizzato, l'albero sempre verde, e quindi per mostrare che il sole che sorge dall'alto è il nostro Signore Gesù Cristo, 25 di Casleu, 25 di dicembre, festeggiamo il Natale il 25 di dicembre. Non vi scandalizzate queste cose qui, quindi sono cose assolutamente normali queste qui nel corso della storia della Chiesa, e anche significative, perché poi il nostro Signore le dispone queste cose. Comunque, detto a tutti questi prologhi, perché è Natale, quindi... Secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Gesto importantissimo. Quindi mentre sta davanti a Dio facendo l'offerta dell'incenso e tutta l'assemblea del popolo prega fuori,
gli apparve un angelo del Signore. Qui non ci viene detto che è San Gabriele, la tradizione, no, poi lo dice lui, attenzione, lo dirà più sotto, se non ricordo male. Sì, lo dice. E ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Cosa tipica quando si compare davanti agli occhi di Dio. Vedremo che c'è un turbamento, anche se diverso, attribuito anche alla Madonna. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria. Adesso qui ci vorrebbe la possibilità di affiancare i testi, no? Ma guardate che la struttura dell'annunciazione è uguale a quell'altra. Compare l'angelo, Zaccaria si turba, Maria si turba. Qual è la prima cosa che dice? Non temere, Zaccaria, e non temere, Maria. A Zaccaria gli dice: la tua preghiera è stata esaudita. Quindi questi erano anni che stavano a pregare: dammo un figlio. Per cui, cioè, vuoi essere contento? La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Non temere, Maria, ha trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darà alla luce e lo chiamerai Gesù. Quindi si annuncia la nascita del figlio, miracolosa per Elisabetta perché è sterile, miracolosa per Maria perché è vergine, perché poi quando lei chiede spiegazioni, gli viene data la spiegazione, non è che era Maria, che adesso qui vedremo la differenza, no? Ma la struttura è tale da spiccicare. Quindi nasce il figlio e questo è il nome del figlio che viene dato dall'alto. Gesù significa Yahweh salva. Giovanni significa Yohanna, in ebraico significa Yahweh fa grazia. Bellissimo. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebriante, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di mia madre. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te scenderà la sua ombra, la presenza. Colui che nascerà sarà quindi santo, perché pieno di Spirito Santo è chiamato figlio di Dio. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia. Attenzione a queste parole. Vi ricordate quando poi c'è la polemica contro Gesù, no? Dico, ma i rabbini dicono che tu dici che sei il figlio di Dio, il Messia, ma dicono che prima doveva venire Elia. Che risponde Gesù? Elia è già venuto, perché quelli si pensavano, siccome Elia fu misteriosamente rapito su un carro di fuoco, vedete, no? Perché poi Dio dice alcune cose, noi le interpretiamo in un certo modo, chi l'ha detto che le interpretate bene? Poi Dio le compie nella maniera corretta, tu c'hai i tuoi schemi mentali, ecco perché io ve lo dico spesso durante le prediche, attenzione ai schemi mentali, attenzione a averci le idee rigidi. Quante volte poi Francesco va in continuazione predica su questo quanto qua, perché se tu stai coi paraocchi te passa Gesù Cristo davanti e tu non lo vedi, ma ti è passato un palmo di mano, capito? Se tu non stai attento, Elia è già venuto, quindi non è che doveva venire Elia, doveva venire un nuovo Elia, uno che aveva lo spirito e la forza di Elia, un ciclone come era Elia, insomma, San Giovanni Battista, se tu lo incontravi per strada, mo vedremo insomma dove domenica prossima, le prossime domeniche d'avvento, San Giovanni Battista faceva tremare la terra, insomma, non è che era uno che andava molto tranquillo. Per ricondurre il cuore dei padri verso i figli, ribelli verso i giusti e per preparare, ecco il compito del Battista, il compito mio, il compito di tutti i precursori di Gesù, preparare al Signore un popolo ben disposto. Questo è oggetto di meditazione molto lunga. Zaccaria disse all'angelo, attenzione, qua ci vuole che prendo la sinossi, come posso conoscere questo? La Madonna, questa è la traduzione della Cene del 74, grazie a Dio nel 2008 l'hanno cambiato, vedremo che nella traduzione del 74 c'era scritto come è possibile, sembra che dica la stessa cosa, dice ma come è possibile, non conosco uomo, ma che dici, sembra che la Madonna dica, ma attenzione perché qui tocca prendere il greco, perché col greco, allora, quello che dice Zaccaria sono queste testuali parole, perché Zaccaria dubita, cioè la risposta di Zaccaria è una risposta che denota mancanza di fede. La Madonna non dubita manco per niente, la Madonna non esprime un dubbio, la Madonna, vedremo adesso poi la domanda che fa, no? Allora, Zaccaria disse, cata ti gnosomai tutto.
ego gar, il cosiddetto gar esplicativo, dice: ma come posso conoscere questo? Infatti, qui non ci sta, io sono vecchio, cioè adesso qui conosce l'ebraico e il greco, cioè il gar esplicativo, ego gar, cioè è come quando noi diciamo infatti, perché sto spiegando qualcosa, cioè gli sta dicendo: ma che stai a dire? Io sono vecchio, d'accordo? Infatti, e mia moglie è avanzata nei suoi giorni, e la cosa paradossale è che questo è un sacerdote. Barba ha detto subito: non ti fa pensare niente a nessuno, sei cioè, Abramo, quindi sacerdote, ma di che te vuoi stupire? Che Elisabetta probabilmente ce l'aveva 80 anni come ce l'aveva Sara, ce n'aveva qualcuno meno, che te stupisci? Che si è accorciato il braccio del Signore? Quindi questo ha dubitato. L'angelo gli rispose a questo punto, non glielo dice subito: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Perché muto secondo voi? C'è un passo nella lettera ai Galati dove San Paolo, citando l'Antico Testamento, dice queste parole: ho creduto, perciò ho parlato. Quindi anche noi parliamo convinti che colui che è risuscitato Gesù Cristo dai morti risusciterà anche voi. Se non hai creduto non potrai parlare. Appunto. La mancanza di fede determina assenza di parola. Perché San Paolo dice: con il cuore si crede per avere la salvezza e con la bocca si professa la fede per ottenere la giustizia. Pensate anche alla struttura della messa, pensiamo, io ho detto ai ragazzi all'ultimo incontro del catechismo che quando moriranno il nostro Signore non gli chiederà se hanno fatto bravi o cattivi, cioè, se hanno osservato i comandamenti, no, il nostro Signore ti chiede: hai pensato? Io ti ho fatto una capoccia, tu questa la devi fare funzionare. Per la struttura della messa, che facciamo noi? Prima ascoltiamo la parola di Dio e la spiegazione. Che cos'è quello? È la fede. Ci credi a quello che tu ascolti? Poi che fai? Credi in un solo Dio, la professi la fede, ma prima devi ascoltare la parola di Dio e poi professi la fede. Perché se tu hai tutto quello che, cioè, per dirvi, no, il messaggio subliminale, manco troppo, che dà la liturgia è: guarda che se non ci credi non la ti provo la professione di fede, perché non c'ha senso, capite? La bocca parla della pienezza del cuore, ha detto anche Gesù nel Vangelo. Quindi se tu non ci credi, sì. E in quel silenzio, che cosa devi fare nel silenzio? Quando uno sta zitto, che fa? Può parlare? Pensa. Quello che non hai pensato prima, ci pensi dopo. Perché dopo, quando apre bocca, Zaccaria spara un cantico evangelico che ce lo diciamo alle lodi tutte le mattine. Bellissimo. Un cantico bellissimo di lode al Signore. Dopo che ha pensato, non avendo pensato prima. A che doveva pensare? Perché la fede richiede il pensare, eh? Mo se mi sentisse il professor Fisichella, che l'altro giorno sta a accompagnare il Papa al centro di Gelsa, il mio professore di teologia fondamentale, gongolerebbe: quando la fede pensa, diceva così a lezione, era bellissimo il corso con Fisichella. La fede pensa, cioè San Gabriele non è che ti sta di una cosa, cioè San Gabriele sta di una cosa, ma Dio l'ha già fatta sta cosa con Abramo e con Sara. Tu sei sacerdote, ma come, capite? Cioè, ma come, sacerdote non ci pensa? Il sacerdote non ci pensa. Uno va a messa tutte le domeniche e non ci pensa. Va a messa tutte le domeniche e non ci pensa. Ecco perché noi dobbiamo stare sempre attenti, non dobbiamo pensare che siamo già bravi, che sappiamo già. Ma manco io, ma manco il Papa deve pensare così. E il Papa, state tranquilli, che non ci pensa così. Se è un Papa come è degno di questo nome, perché tutti noi abbiamo sempre qualche cosa da imparare. Vedete quanto è bella. Sarai muto e non potrai, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Andando a vedere adesso l'annunciazione, vedete subito dopo il popolo stava in attesa, Zaccaria esce, sta muto.
Compiuti i giorni del suo servizio, se ne tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì. Allora attenzione, perché voi sapete che grazie a Dio gli autori sacri hanno un linguaggio sobrio, ma è sobrio, però anche qua pensa. Elisabetta non ha concepito mentre Zaccaria stava nel Tempio, cioè per opera dello Spirito Santo. Cercate di seguirmi, che voi siete grandi celli e le dovreste sapere meglio di me certe cose, perché io non è che le so tanto bene, le so per sentito dire, ma non ne ho esperienza concreta, d'accordo? Dice, dopo che è tornato dal suo servizio, quindi non è miracolosa nel senso che è come l'annunciazione di Gesù, che è concepito proprio dello Spirito Santo, cioè San Giovanni Battista è nato umanamente, miracolosamente è stato reso fertile un grembo sterile, cioè se uno può parlare in termini scientifici, il seme di Zaccaria ha trovato, non si sa come, un uovo fecondo dentro il grembo di Santa Elisabetta. Ecco, vogliamo dire perché questo fa capire il Vangelo, d'accordo? Perché dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì dopo quei giorni, dopo che è tornata a casa, capito? Quindi e ecco che cosa, si tiene nascosta per 5 mesi, si vergogna, e però diceva, ecco, vedete sta poraccia, il riscatto dei piccoli, no? Ecco cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si degnava di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Non solo che era tolta dalla vergogna, ma gli ha dato uno dei figli di cui Gesù disse: tra nati di donna non è sorto uno più grande di San Giovanni Battista. State attenti però, perché poi qua c'è stava. Io per diversi anni sono stato in crisi. Dico, ma allora San Giovanni Battista è più santo da San Giuseppe? Se Gesù ha detto così, ma San Giuseppe, secondo l'opinione comune, è secondo solo la Madonna, pure se c'è un abisso tra San Giuseppe e la Madonna. Allora con me, dice, tra i dati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, ma San Giovanni Battista, cosa aggiunge poi Gesù? Ma è il più piccolo nel regno dei cieli e più grande di lui. San Giovanni Battista è il più grande è il più grande dell'Antico Testamento, è il numero uno, cioè se tu dici più grande Abramo, più grande Mosè, più grande Isaia, più grande Elia, più grande Enoch, è più grande San Giovanni Battista, no, più grande San Giovanni Battista è l'ultimo dell'Antico Testamento, perché poi ti raccorda quello nuovo, ed è il più grande di tutti. Ma Gesù dice l'ultimo dei battezzati è più grande di San Giovanni Battista, perché? Perché c'è la grazia santificante, perché c'ha gli effetti della redenzione compiuta da Gesù, capito? È così, quindi questo non ostacola il fatto che San Giuseppe sia il più grande di tutti, perché San Giuseppe è stato lo sposo di Maria Santissima, il padre putativo di Gesù, no? Quindi già in contatto diretto con Gesù, e quindi già immerso nella nuova alleanza. Allora, vedete qual è la differenza con l'annunciazione della Madonna. Ancora qui, l'angelo Gabriele stavolta viene detto subito, viene mandato da Dio, stavolta non nel Tempio, ma in una città della Galilea chiamata Nazareth. Non a un sacerdote, ma una vergine, promessa sposa, traduzione corretta. San Matteo dirà, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E questa è stata la grossa difficoltà. Quindi la promessa di sposalizio era il fidanzamento ufficiale, che ancora non comportava la coabitazione. Quindi Giuseppe e Maria ancora non coabitavano, ok? Chiamato Giuseppe, la Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ecco, ti saluto piena di grazia. Quel ti saluto in greco è il termine chaire. Nella nuova traduzione troviamo rallegrati. Si può tradurre rallegrati, perché letteralmente significa rallegrati. Però chaire in greco era come ave per i romani. Chaire, esatto. Cioè è una... un invito alla gioia, ca e ave in sapete che i romani, cioè i fascisti hanno copiato i romani si usavano ave, facevano o alzavano il braccio o se prendevano le braccia così. Ave significa abbi vita, vita, d'accordo? Questo significa. E infatti come diciamo la Madonna, cioè noi diciamo Caire Maria, d'accordo, in greco, cioè Ave Maria. Cioè in ebraico, com'era Ave Maria in ebraico? Shalom, Lach Miriam. Cioè, perché gli ebrei stanno dicendo pace, la pace sia con te, shalom, gli arabi salam, d'accordo? Quindi è il saluto tipico. Attenzione però,
ci stanno due espressioni: piena di grazia il Signore è con te. Questo il Signore è con te, qualche volta era stato detto nell'Antico Testamento a Mosè: io sarò con te, ai profeti: io sarò con te, io sarò con te, quasi sempre. Qui viene detto: il Signore è con te, non sarò e non sia con te. Io a voi lo dico sempre, no? Signore sia con voi, non il Signore è con voi, perché che sia che è con voi è tutto da dimostrare, dipende da voi. Qui viene detto: il Signore è già con te. E poi quel piena di grazia in ebraico, scusate, in greco è che carito mene, cioè il perfetto medio del verbo carizzo. Mo dovete fare un atto di fede, perché dice: ma io non ho studiato la grammatica greca, dovete fare un atto di fede. Però a proposito delle traduzioni, no, che avete visto, mo stanno a fare macelli con le traduzioni. Allora, se tu volessi tradurre questa parola come deve essere tradotta, il tempo perfetto in greco indica un'azione che è cominciata nel passato ma ancora sta continuando nel presente, e sta continuando nel presente proseguendo i suoi effetti. Noi non abbiamo una forma verbale uguale a questa, non esiste. In ebraico ce ne sono altre. Noi abbiamo il passato remoto, se è una cosa di che nina, abbiamo l'imperfetto, se è una cosa che si è compiuta per un certo periodo di tempo nel passato. Quando ero giovane avevo molti più capelli. Ci stanno ancora i capelli? No, sono ancora giovane, no, però è stato un periodo di tempo lungo in cui ero giovane, ero molto più bello e avevo molti più capelli. Non ce l'ho più e sono diventato più brutto, d'accordo? Ecco, sono diventato più brutto, ho usato il passato prossimo, d'accordo? Perché nel passato remoto io fui bello, non sono diventato brutto, perché quindi il passato prossimo è una cosa che è avvenuta da poco tempo, ok? Oppure io sono, oppure io sarò. Non abbiamo una continuità nel passato che prosegue fino adesso. Allora, se tu volessi tradurre, sarebbe così: tu sei stata piena di grazia fin da quando sei stata concepita, e sta grazia è sempre aumentata, e non ti dico come è arrivata adesso, e aumenterà ancora. Come fai a tradurre una cosa del genere? Quindi, piena di grazia. Piena di grazia è quasi un'offesa a quello che la Madonna era, d'accordo? Anche se già dire tanto. Ecco, il Signore è con te. Anche lei rimane turbata e si domanda, però, attenzione, il senso di questo saluto. Il turbamento di Maria è diverso, perché da che cosa è spiegato? Il senso di tale saluto, cioè, siccome la Madonna tutto era meno che stupida, la Madonna era umile. Ma nessuno pensi che la Madonna fosse una donnetta, come diciamo noi, con cervellino piccolo. La Madonna era intelligentissima, e era stata tanti anni nel Tempio, quindi la Bibbia la conosceva bene. Se io sono piena di grazia, se il Signore è con me, voi sapete che gli interpreti mariani dicono: la Madonna non sapeva di essere l'Immacolata Concezione, neanche sapeva che sarebbe diventata la Madre di Dio. E questo lo confermano tutte le rivelazioni private, autentiche, che noi conosciamo, tra cui la vita della Madonna, di Maria da Creta, eccetera, eccetera. Non sapeva né che era l'Immacolata, né che doveva diventare la madre del Messia. Non lo sapeva. Ma è evidente che se sente queste cose dice: io sono l'Immacolata. Cioè, per dirmi una cosa del genere, io sono senza peccato. E siccome era umile, perché tutti quanti i santi, sapete che quando uno è santo, sapete qual è la più grande spia che uno è santo? È quando pensa di non esserlo. Se uno pensa di non esserlo, ci sono molte, molte probabilità che santo lo sia, perché se uno pensa di esserlo santo, sicuramente santo non lo è. Ecco il turbamento della Madonna, è un turbamento molto diverso, chiedendosi appunto il senso del saluto che lei ha capito subito, e quindi questo rincara. Non temere Maria, hai trovato grazia verso Dio, e qui comincia: concepirai un figlio della luce, lo chiamerai Gesù, stesso schema, sarà grande, eccetera, eccetera. Allora Maria disse all'angelo, vedete la traduzione vecchia, come è possibile, non conosco uomo? Vi dico subito che la nuova traduzione letterale, che è molto migliore, le traduzioni, se voi sapete che le traduzioni, mia madre che era professoressa di latino e greco, diceva sempre che la traduzione è sempre un tradimento, d'accordo? Perché
non è possibile rendere perfetta, tanto, cioè, è difficilissimo. Poi con l'ebraico è ancora peggio, perché sono una montagna di sfumature. Per questo che tu ti gusti proprio a fondo i testi sacri, si li può leggere in lingua originale. È così, non c'è niente da fare, d'accordo? Allora, la nuova traduzione dice: come avverrà questo? Perché in greco non dice come posso conoscere questo, conoscere con la ragione, con l'intelligenza. Cioè, che dici? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata. Ma la Madonna risponde, versetto 34, pos estaituto. Chi conosce il greco? C'è il verbo essere, c'è il futuro del verbo essere. Dice: come sarà questo? Come sarà questo? Pus estaituto, pos estaituto, virgola, non il gar, infatti non conosco uomo, ma c'è epei, poiché andrà ugignosco. Attenzione, poi ugignosco in senso forte, poiché io non solo non lo conosco, ma non lo voglio conoscere. Cioè la Madonna dice: siccome io ho fatto a Dio promessa della verginità, che devo, cioè, devo rinunciare al voto di verginità o Dio farà qualche miracolo? Ma dentro un orizzonte, che questo fatto che tu mi dici sicuramente sarà, perché me lo stai dicendo tu e io ci credo a quello che dici, capito? C'è proprio un abisso, ci sta, e questo lo si capisce proprio bene guardando il testo originale. La traduzione del 2008 di questo passo è spettacolare, perché ha veramente reso molto meglio l'aderenza al testo originale, molto meglio rispetto alla traduzione antica. Rispose lo spirito: là, santo, scenderà su di te, nella sua ombra, eccetera, eccetera. Poi dice: vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei. Che tutti dicevano: vedi, il sesto mese per lei, nulla è possibile a Dio. E qui, allora Maria disse, anche qui, la traduzione è questa, pure la traduzione nuova. Io dico: fammi vedere, eccomi. Orrore, la Madonna non dice eccomi, mi, io, nella Madonna non esiste, la Madonna dice idu, ecco, la serva, edule, dulos, dulos in greco significa lo schiavo, non la serva, non il servo, la Madonna dice idu, edule chiurivo. Ecco la schiava del Signore. Tu dici: stai a fare sofista, questo so. No, no, questo non è il sofista. Cioè l'io di Maria è scomparso, cioè anzi l'essere, l'essenza della Madonna, anzi, qual è? Schiava del Signore. Cioè questo ti sta dicendo che questa creatura, che questa è la grandezza. Cosa dirà la madre di Gesù nel Vangelo? Ci stanno tua madre e i tuoi fratelli che ti vogliono cercare. Mia madre, i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio è mia madre. Qualcuno dice: ah, guarda Gesù che cafone, disprezza la madre, dice chi se ne importa, sono importanti i discepoli. No, no, cioè Gesù sta ripetendo l'annunciazione. Chi, mia madre? Allora, se tu vuoi sapere chi è mia madre, colei che fa la volontà di Dio sempre, senza fiatare. E chi è che fa la volontà del prossimo senza fiatare? Lo schiavo. Ma la Madonna non è una schiava forzata, la Madonna si è fatta schiava, cioè ha scelto nella vita sua di fare sempre, solo, dovunque e comunque quello che Dio voleva, a qualunque costo. Ed ecco perché i padri della Chiesa, Sant'Agostino dice: perché è stata scelta per essere la madre di Dio? Per questa risposta che ha dato. Perché se lei non fosse stata colei che in tutto e per tutto faceva quello che Dio vuole, ma manco morta diventava la madre di Dio, capite? Cioè Dio non l'avrebbe scelta. Quindi Sant'Agostino dice: non è merito, cioè l'essere diventata madre biologica di Gesù è grazia, è dono, gliel'ha detto San Gabriele, ma l'essersi messa in condizione di poterlo fare, quella è la gloria di Maria. E qual è? Quello che dice: la schiava del Signore. E ancora, anche qua bellissimo, in greco è ancora più bello, genoito moi, bellissimo, sia fatto a me, sia fatto a me, fiat in latino, gignomai, avvenga.
sia fatto. La guardate che questa è la stessa parola che Dio dice per creare il mondo. Dio disse sia la luce, genoido, fiat in latino, e la luce fu. Quindi che cosa è? Con questa risposta la Madonna sta inaugurando la nuova creazione, perché Gesù è l'umanità rinnovata, e l'umanità che lui rinnoverà attraverso la sua venuta, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Capito? Mo tra poco dobbiamo fermarci, facciamo un tempo e fa tutte le cose, però questo è troppo bello, cioè, secondo me bisogna, cioè io durante l'omelia ne posso tutte queste cose, sono 40 minuti io sto a parlare, capite? Insomma, va, l'omelia è breve, però gli incontri sul Vangelo sono belli perché tu te puoi un attimo proprio andarli a sviscerare bene. Genoito moi, cosa poi? Quello che hai detto, la parola del Signore ha causato l'annunciazione, perché come è stato creato l'universo? Dalla parola del Signore, che ha detto fiat, sia fatta sia la luce fu, sia il giorno, sia la notte, sia le tenebre, siano gli animali, sia l'uomo. Quindi la parola, Isaia, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, così la mia parola, quando io la tiro fuori, non torna a me senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata e ciò che desidero che essa compia. Quindi capite, la Madonna anche come la donna della parola, no? Quindi guardate che questa risposta, che noi ci siamo abituati, per questo che a me non mi piace di l'Angelus in italiano, questo è una confidenza, non perché voglio fare il latinista a ogni costo, perché non bisogna fissarsi con le cose, ma perché l'Angelus in latino almeno dice ecce ancilla Domini, e invece in italiano dice eccomi sono la serva del Signore. Io quando sento dire eccomi sono la serva, sono tutti prologhi, perché non c'è il mi e non era, se la serva è poco, è quasi un'offesa fatta la moto, dice che te servi. Capite? I servi sono quelli là che stanno a, come dire, a fare mercenari. I merci hanno lo stipendio, sono pagati, gli schiavi no, stanno lì per amore e per la dedizione, capite? Invece in latino dici, e infatti quando lo dico da solo in italiano, dico in italiano, ecco l'ancella del Signore, perché già l'ancella gli assomiglia un po' di più, anche se in italiano c'è, perché in latino ancilla è la schiava. Le ancelle erano quelle che lavoravano presso le case dei patrizi, insomma. Ecco. Quindi questa è la seconda annunciazione. Adesso andiamo a vedere la terza. Saltiamo la visitazione, perché durante la visitazione ci stanno i due cantici. Gesù nasce. Questo è il Vangelo che sentiremo nel giorno di Natale. Questo lo sappiamo un po' tutti quanti, no? Sentirete le prediche, questa è la classica cosa. Però vedete, attenzione, in quei giorni in particolare dobbiamo notarlo, cioè prendiamo un'oretta stasera, vediamo dove arriviamo. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Attenzione, vedete Luca, questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Queste sono tutte notizie storiche verificate e verificabili. Andavano tutti a farsi registrare, eccetera eccetera. Anche Giuseppe, che era della casa, salì per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei il giorno del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Qui c'è un eco di quello che sentiremo dire dalla liturgia. Mo dobbiamo tornare un attimo indietro e ve lo faccio leggere, che è proprio il primo capitolo del profeta Isaia. Così quando fate il presepe, se non l'avete già fatto, e quando guardate il presepe, guardate il versetto 3 del profeta Isaia. Il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Alla messa del giorno del 25 sentiremo il prologo di San Giovanni: venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Questo è un mistero grande, perché a me ogni volta che sento queste cose a me mi prende un infarto. Cioè Gesù non è stato accolto e riconosciuto da chi? Dai suoi, e da quelli che ci avevano tutte le carte in regola per fargli una festa che non finiva mai.
Questo è agghiacciante. Voi sapete che veramente nella stalla di Betlemme c'era il bue, perché il bue ce l'hanno trovato, e l'asino era l'asino con cui Giuseppe e Maria avevano fatto il viaggio. L'asino era la cavalcatura dei poveri ai tempi di Gesù, i cavalli erano la cavalcatura dei ricchi, ma Giuseppe e Maria erano due poveri uomini. Giuseppe faceva il falegname, la Madonna era una povera donna. Pare che la famiglia di origine di Maria non fosse molto povera, pare che San Gioacchino e Suore di Sant'Anna non fossero due poveri, però erano morti, questo ce la manda la tradizione, per cui ecco, erano povera gente. E quindi capite, cioè, la profezia di Isaia, non c'era posto nell'albergo, capite? Non c'era posto nell'albergo, sapete, quella, cioè farò la predica ogni anno a Natale, perché quello è un particolare, non casuale. Non c'era posto nell'albergo, ma c'è posto dentro il cuore tuo per il Signore che viene? O anche per noi, no? Leggevo proprio nei giorni scorsi, non mi ricordo dove, come gli stiamo... No, il Papa, che non mi ricordo dove, l'omelia che ha fatto il Papa l'altro ieri, come uno si sta preparando all'avvento, attenzione, cioè a Natale, attenzione, non si tratta qui di cominciare adesso a fare, è peccato farsi regali, è peccato, tutte le domande vanno fatte a me, è peccato farsi regali, è peccato far cenone, è peccato giocare a carte durante le vacanze di Natale a 7:30, cioè non abbiamo sempre questa capoccia ristretta, capito, che uno deve fare la legge, è peccato o non è peccato, tutto dipende dal come, cioè è chiaro che se tu cominci che dalla prima settimana d'avvento fino a Natale, come stai tutto il giorno a pensare ai regali che devi fare, tutto il giorno al negozio a perdere tempo, e arrivi a Natale che, oppure ti embriachi con i cenoni, con gli impisti, tutto il giorno a fare le spese, le cose, e non pensi manco, cioè, che hai capito, ci arrivi da solo, ci arrivi, no? Capito? È evidente che ci sono delle cose che sono dei gesti, conosco delle famiglie, fanno delle cose molto lodevoli, cioè non sempre l'alternativa c'è, cioè, tra peccato e virtù. A volte c'è anche, dice, vogliamo fare una cosa bella? Io conosco qualche famiglia, niente regali, facciamo i regali alla povera gente, devolviamo le equivalenti in elemosina. E certo, magari questo rende il sotto dell'albero di Natale un po' meno bello, va bene, d'accordo, però te fa arrivare un autotreno di grazie di Dio, asciughi un sacco di lacrime, un sacco di povera gente. Ma questo non te lo devi sentire, devo fare per forza così, perché il Signore non gli piacciono queste cose. Se uno interiorizza, matura una cosa di questo genere, certamente è un segno bellissimo, d'accordo? È chiaro che se tu stai in un contesto dove stai in una famiglia che magari c'ha queste cose, che se tu non fai almeno un pensierino e succede il finimondo e quello si offende, fallo il pensierino. L'importante è che non ti vada per storto a Natale, capite? A questo dobbiamo fare attenzione, cioè il nostro rapporto anche con queste cose. Io un sacco, è peccato, non è peccato, cioè non si può soltanto ragionare in questi termini, cioè tu mettiti in coscienza e devi sapere che la cosa più importante del Natale è il Natale. Non è che uno vuole fare anche questo perché vuole fare il fissato, vuole fare che uno deve fare per forza le cose religiose, cioè questo, cioè, è per bene nostro, perché se facciamo bene a Natale la nostra vita diventa più bella. Se Natale diventa solo la buffata o il cambio dei regali, ti ritrovi con una panza più grossa, come cantavano Giovanotti e Luca Carboni, no? Dice quando arriva, ci compriamo, tanto noi ci mangiamo i panettoni e il giorno che è nato Cristo diventiamo più ciccioni, diceva proprio così la canzone, capito? Cioè se il Natale è solo questo, intanto noi ci facciamo i regali, il giorno che è nato Cristo arricchiamo gli industriali, cioè, sono queste cose, cioè insomma Giovanotti e Luca Carboni non è che sono proprio che danno lezioni di cristianesimo in tutto e per tutto, per carità, saranno bravissime persone, insomma, ma c'hanno delle idee a volte un po' così, no? Però due, come dire, persone proprio non molto ferventi hanno scritto una canzone perché vedere un'enfasi eccessiva, dice, ma come è nato Cristo, ma va così, cioè è l'esagerazione, è il modo anche in cui si fanno certe cose, no? Ecco, per cui bisogna avere bisogna poi avere il buon senso, il discernimento, no? Però certamente che il Natale diventi tutt'altro, cioè, e che questo a volte possa coinvolgere qualche fedele, è un problema. Se tu arrivi a Natale che sei stato a fare compere, è bello Natale sta insieme, è bello fare la cena di Natale, fare il pranzo di Natale, sta insieme con la famiglia, eccetera, eccetera, no? Ecco, però bene. E quindi poi c'è stato l'annuncio, quindi Gesù nasce, riprendiamo, posto nell'albergo, ecco,
c'erano in quella regione alcuni pastori, anche qui, perché poi c'è il contrasto e... Allora, c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore le avvolse di luce. Essi furono pieni di grande spavento, guardate, no? Ancora, l'angelo, reazione, turbamento, timore, loro spavento addirittura. Cosa dice l'angelo? Non temete, vedete, la terza annunciazione. Vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Questi sono tutti i misteri gaudiosi, no? Abbiamo fatto il primo, il secondo e il terzo, il secondo qua abbiamo accennato. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno sconcertante. Troverete un bambino avvolto in fasce, attenzione, che giace in una mangiatoia. Mi fermo su questo particolare. Voi se vedete i dipinti bizantini, come fanno, come rappresentano Gesù? C'è spesso, esatto, la bara ha la stessa forma della mangiatoia, capito? Le fasce, voi sapete che Gesù, una volta che è stato morto, è stato avvolto nella sindone, cioè abbiamo la sindone perché è stato avvolto, quindi le fasce, la mangiatoia, le fasce e la tomba. Quindi perché quello è il segno? C'è un bambino avvolto in fasce? Ah, a proposito, sapete voi dove sta la mangiatoia? Perché la mangiatoia non ce l'abbiamo custodita a Roma. Chi lo sa dove sta? Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, sotto l'altare, la mangiatoia, proprio il cestinetto, sì, dove proprio sotto il coso. Che c'è proprio il nome. Esatto, davanti al monumento di Pio IX, quella è la mangiatoia. Quella è la mangiatoia. Roma è una città fortunata. Quella è la mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine di angeli che dicevano, aspettate che trovo sempre il greco, ecco, gloria a Dio nel più alto dei cieli, doxa en iupsistois Theo, kai epiges sulla terra e eirene pace en anthropois tra gli uomini, eudokias. Si può intendere buona volontà, ma volontà in greco è zelema, detto proprio, quindi eudokia potrebbe anche reputarsi di buona reputazione, oppure eudokias, qui la sinossi lo traduce, del beneplacito, letteralmente, o del suo beneplacito. Allora, anche qui la questione, guardate, voi sapete che sono altre questioni, cioè gli uomini, Dio li ama o non li ama? Li ama tutti o ama solo qualcuno? Ama qualcuno più degli altri, e se sì, per quale motivo? Il discorso è questo qua. Allora, Dio gli uomini li ama tutti, e Gesù è venuto sulla terra per tutti, per cui parafrasare questa espressione pace in terra agli uomini che egli ama è corretto, perché Gesù è venuto di per sé per tutti, è venuto a salvare ogni uomo e tutto l'uomo. Se tu dici di buona volontà, che è comunque una leggera forzatura del testo perché non c'è esattamente scritto così, cosa dici? Chi è che accoglie la salvezza che Gesù porta? Perché la salvezza che Gesù porta, se qualcuno non la vuole, non la riceve, e nonostante che lui ci abbia salvato, non raggiungerà l'eterna salvezza, ma andrà nell'eterna perdizione. Cosa insegna la Chiesa? Chi è che raggiunge la vita eterna? O chi si fa battezzare, accogliendo, chi riceve l'annuncio del Vangelo, ci crede, si fa battezzare e vive una vita secondo giustizia e santità. Oppure chi non conosce il Vangelo non è battezzato, se siete venuti l'anno scorso nel conto del catechismo degli adulti che abbiamo fatto l'anno scorso, che ha buona volontà, cioè che segue il bene,
che Dio gli fa conoscere attraverso la propria coscienza. Quindi la sua volontà si orienta al bene. Quindi se tu dici di buona volontà, poni l'accento sulle disposizioni che gli uomini devono avere nei confronti della venuta di Gesù. E se non c'hanno quelle, la sua salvezza è vanificata. È la stessa cosa di quando nella preghiera eucaristica, voi sapete che il testo latino, se io celebro la messa di Paolo VI, è in latino, non la messa antica, quindi nella sua versione originale, come spesso viene celebrato in Vaticano, alle parole della consacrazione sentite dire: questo è il calice del mio sangue, qui pro vobis et pro multis et fundetur. Pro vobis et pro multis, non pro omnibus. In italiano quello è tradotto con per tutti. Allora, l'ha versato per molti, per tutti. Allora, se io vi dovessi fare questa domanda: Gesù escludeva qualcuno dal suo sacrificio sulla croce? Diceva: guarda, lo versiamo per tutti meno che per questi, che questi proprio, a questi proprio non glielo voglio dare. No. Quindi lui l'ha versato per tutti. Ne beneficeranno tutti del sangue di Gesù? No. Purtroppo no. Questa non è una cosa di cui lui è contento, ma purtroppo è così. Allora, se tu dici pro multis, ti ricordi: Gesù mio, purtroppo questo sangue tanto prezioso, per colpa dell'ingratitudine umana, un po' andrà sprecato, quanto mi dispiace, speriamo che non lo spreco io. Se tu dici per tutti, ti rallegri della misericordia e dell'amore infinito di Dio, che per quanto sta in lui ha fatto di tutto per portarti con sé in paradiso. Capite? Questo per dire che molte volte prima di fare questo litigano le fazioni, le cose, se scanno, cioè, molte volte, ma guardate che questo anche nel corso della storia della Chiesa, poi chiudiamo, vabbè, il resto lo vedremo a diventare pure così. Voi sapete che un sacco di macelli tra orientali e occidentali, per esempio sul problema del filioque, adesso sono cose che lo, cioè è proprio evidentissimo, cioè era semplicemente un problema di diversi modi di intendere la stessa cosa. Hanno fatto i scismi che sono durati, sono ancora non composti, sono durati 1000 anni. Cioè bisogna fare attenzione alle opere del diavolo, capite? Che delle volte con delle questi, e chiunque poi si mette a fare, si erge a paladino della giustizia e della verità, quindi si crede che lui è il detentore della verità e che gli altri sono tutti una banda di matti, e succede il finimondo. Allora io invito questo, io per una vita ho avuto, voi conoscete una persona diversa come io ero, d'accordo? Perché anche mosso tante volte dallo zero, cioè partivo in quarta su tante situazioni, animato anche da buone intenzioni, però sicuro di molte volte c'ho pure ragione, d'accordo? Non è che lo dico per, ma non è mai la cosa opportuna da fare, capite? Perché è sempre bene usare uno stile dialogico, non bisogna avere paura di ascoltare, di dialogare. Perché la verità si difende da sola e molte volte è più un problema di non comprensione corretta che un problema di posizioni differenti. Questo va nella nostra piccola parrocchia, va nel nostro piccolo paese. Io penso che lo stile proprio del dialogo, se noi vogliamo vedere anche un pochino di segni di tempi, anche come si muove la Chiesa oggi, deve essere da noi tesaurizzato, veramente. Perché altrimenti succedono un sacco di problemi dietro i quali c'è, come tante volte ci ha ricordato, vi ho detto che Papa Francesco, cioè che qualcuno si pensa, è il più grande citatore del diavolo. Hanno fatto un conto in 5 anni di pontificato, ha citato e ha parlato del diavolo più volte di Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II messi insieme, che ne hanno parlato del diavolo, eh? Giovanni Paolo VI ha detto che il fumo di Satana è entrato dentro la chiesa, Giovanni Paolo II ne parlava tante volte. Chi non crede in Gesù Cristo, chi non crede nel diavolo, non crede neanche in Gesù Cristo. Ma che capite? Perché c'è un'operazione, e il diavolo non se ne parla perché fa le cose, fa l'esorcista, succedono quelle cose, ma quelle cose non ci devono preoccupare troppo, perché se succede una cosa del genere vai a messa tutti i giorni, fai il rosario, vai dall'esorcista e poi finisce, d'accordo? Quello non è un problema. Il problema è quando agisce, come dice il Papa, il diavolo educato che ti entra dentro casa, ti dice buongiorno, ti siede dentro casa, fuma la sigaretta, fa un bel e cattivo tempo, senza che tu manco te ne accorgi. E magari tu pensi pure che stai a fare le cose fatte secondo la volontà di Dio, fatte bene. Questo è il problema grosso. Ecco, dall'esperienza della Madonna,
all'esperienza degli umili pastori, impariamo la importanza della piccolezza, d'accordo? E sempre i toni pacati e moderati. Sempre. Questo è un grande, è anche un po' lo spirito, insomma, del Natale, è anche un pochino lo stile che Gesù è venuto a insegnare e che tutti noi dobbiamo fare nostro con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo. Bene, ci siamo dilungati un pochetto, però troppo belli questi qua, e penso che fosse necessario. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.